il cognato di questa ragazza che avendo sposato la sorella sua, avendo sposato la sorella di lei, pensava di avere sposato tutta la famiglia, di avere il controllo su tutta la famiglia. E quindi quando pensa per sua cognata di un matrimonio con un altro mafioso, perché le cose di Drangheta fanno anche questo, si legano con il sangue, quindi sua cognata, la ragazza di Pino, non era libera di fare la sua vita, di fare la sua scelta, perché c'era un altro che aveva pensato per lei. E Pino si è trovato in mezzo a questa situazione, decidono di ammazzarlo, decidono di farlo fuori perché appunto questa persona che gli ha ordinato l'omicidio, attraverso questo omicidio doveva dimostrare di avere il controllo sul territorio, il controllo sulla famiglia, e di poter anche far ammazzare un ragazzo innocente perché appunto nella loro mentalità, nel loro scoppiare anche i termini, il suo onore, la sua dignitudine, perché la chiamano così, con questo delitto non sarebbe stata sconfitta, anzi, secondo lui, ordinando l'omicidio di una persona innocente, la sua onorabilità di boss, di mafioso sarebbe salita. E quindi